Michalasco, dopo 10 giorni di riposo, di vacanza, si riprende subito. Com'è stata questa prima giornata di ritiro qui in Trentino? Abbastanza tranquillo, dai. Ma è giusto che fosse così, probabilmente, perché noi è forse anche più di 10 giorni che non tocchiamo palla. Alcuni ragazzi nuovi riprendono dopo parecchi mesi, abbiamo fatto più lavoro fisico che altro. Ascolta, si ricomincia verso un nuovo obiettivo che è il campionato europeo, dopo una World League direi più che positiva nel complesso. Sì, nel complesso sì, peccato per il finale, che non so spiegarti cosa sia successo, però penso che abbiamo giocato un po' sotto le nostre potenzialità, forse anche in virtù dell'avversario che c'era dall'altra parte della rete, che era un po' più impegnativo sicuramente. Però ripartiamo sì, con delle piccole certezze e consapevoli che da lavorare c'è ancora tanto, quindi siamo qua per questo. C'è da lavorare, però il gruppo riparte fondamentalmente dallo stesso gruppo della Lega, è cambiato molto poco. Sì. Infatti io penso che la linea che Mauro ha deciso di tenere di rinnovamento e che ha deciso anche di perseguire, penso che sia una scelta corretta comunque, perché prima o poi un cambio generazionale ci deve essere, anche in vista di obiettivi un pochettino più a lungo termine. Quindi, ma poi il gruppo penso che abbia comunque fatto abbastanza bene, soprattutto come gruppo, come concetto di gruppo. Quindi dai, io sono contento e riparto dopo 10 giorni con un entusiasmo rinnovato. Cosa bisognerà fare adesso per arrivare agli europei, per potersi giocare con la Russia di turno, la Bulgaria? Bisognerà lavorare di più di quello che abbiamo fatto prima, sicuramente. Non lo so, analizzeremo un po' tutti i singoli, anche le mancanze di gruppo. Poi, ti ripeto, peccato come è andata la World League, ma oggi Mauro ha parlato secondo me in maniera positiva, nel senso che sì, siamo indietro, però non siamo molto distanti da quelle che sono su in cima, quando esprimiamo un buon gioco. Forse è una cosa un pochettino ci manca di continuità, perché abbiamo momenti in cui giochiamo una pallavolo bellissima e momenti in cui abbiamo dei blackout che una squadra che vuole stare al vertice non si può permettere. Ma per il resto, dai, siamo positivi.